Salve a tutti, bentrovati nel canale, benvenuti in questo video post quarto di finale di Davis Italia-Argentina. Abbiamo vinto 2-1, ne parleremo non prima di avervi invitato ad iscrivervi al canale, a lasciare like al video, attivare la campanella per le notifiche, condividere il video e soprattutto andare sul sito del Fantatennis www.fantatennis.net per partecipare al gioco del canale. Prima di parlare di Davis, doveroso l'omaggio alle ragazze, ragazze di Billie J. King Cup, che hanno ieri, per il mio compleanno, mi hanno fatto il regalo, hanno battuto la Slovacchia per 2-7, per due singolari a 0, 2-0. La Bronzetti ha battuto la Urankova 6-2-6-4 e poi ci ha pensato a chiudere la contesa Jasmine Paolini, che ha battuto la Sramkova per 6-2-6-1. Quindi siamo campioni del mondo a livello femminile. Oggi abbiamo iniziato la difesa del titolo nella Davis, nel torneo a squadre maschile. Difesa del titolo che era cominciata piuttosto male perché, Musetti ha fatto il Musetti versione horror, ovvero il Musetti che avevamo visto negli ultimi tre mesi dello scorso anno, perdendo in 2-7 da Cerundolo, e non è tanto grave perdere sul veloce 2-7 da Cerundolo, semmai si vuole cercare la gravità, e il problema è che il secondo set Musetti l'ha praticamente, dopo un inizio incoraggiante nel primo set, poi Musetti ha praticamente smesso di giocare, il secondo set non l'ha praticamente giocato e l'ha perso per 6-1. Questa è una cosa che purtroppo a Musetti capita un pochino troppo spesso, era una costante degli ultimi tre mesi dello scorso anno. Sembrava che con la semifinale di Wimbledon, con qualche vittoria sul veloce, insomma, che Lorenzo si fosse adattato almeno alle superfici veloci. A quanto sembra, nelle partite chiave così non è, perché oggi ha offerto veramente una prestazione brutto dirlo, imbarazzante, ma imbarazzante. Ha giocato veramente male e insomma non ha dato, diciamo che non ha dato soddisfazione alle scelte di Volandri, che ha una grossissima fortuna, quella di avere uno Jannik Sinner in condizioni stellari. Anche oggi Sinner ha vinto il suo singolare con una semplicità assolutamente disarmante, 6-2-6-1, e poi insieme a Berrettini risparmiato per il doppio. Ma a questo punto mi chiedo cosa serve aver portato Vavassori Bolelli, se poi la coppia di doppio deve essere Sinner X o Sinner Berrettini, Sinner Musetti, Sinner chiunque. E allora tanto valeva portare 5 singolaristi e far fare singolare doppio a Sinner, magari affiancargli, non che Berrettini abbia giocato male, Berrettini oggi ha giocato molto bene anche dopo un inizio un pochino stentato, la palla break degli argentini l'abbiamo avuta sul servizio di Matteo, poi è andato in crescendo, c'è stata una serie di 20 punti consecutivi al servizio, i nostri al servizio da metà del primo set sono stati inavvicinabili, quindi non c'è neanche da dire che Berrettini abbia giocato male, però insomma aveva funzionato benissimo anche il doppio Sinner-Sonego, magari a quel punto potevi schierare Sinner-Berrettini in singolare e Sinner-Sonego in doppio, cioè è assolutamente assurdo, almeno dal mio punto di vista, poi ditemi come la pensate, che si porti una coppia di doppio che ha fatto le finals e contro teoricamente la squadra meno forte di quelle che dovreste andare a affrontare, perché in teoria poi becchiamo l'Australia e non troveremo, se sabato passiamo, non troveremo la Spagna in finale, ma in teoria l'Argentina era
l'avversario più semplice, no? Da affrontare, perché qualsiasi squadra tra Australia e Stati Uniti e eventualmente una finale tra Germania e Spagna poteva essere una squadra più forte. Ora la Germania poi non ha Zverev e quindi perde tantissimo nel singolare contro Sinner, che comunque è un singolare che in questo momento sembra, non la voglio gufare, ma sembra in cassaforte per l'Italia. Cioè l'Italia contro Sinner si parte 1-0, ci sarà l'ennesima replica di Sinner de Minaur. Non so cosa deve succedere perché questa volta vinca. Intanto io sono il gatto che manca poco, mi distrugge casa. Dicevo che non so cosa debba succedere perché vinca De Minaur. Non è mai successo, non vedo perché deve succedere proprio sabato. Però ecco, a questo punto portare una coppia di doppio che ha fatto le finals, che è comunque una coppia di doppio tra le prime otto al mondo, e non farla giocare contro l'avversario più semplice, teoricamente più semplice, viene da pensare che Boleri Pavassoli non verranno adoperati mai, sperando di non riandarci al doppio decisivo. Ma insomma, due domande sulle convocazioni e sulle scelte di Volandri, che poi vincerà la Davis, ma vincerà la Davis perché ha un giocatore che ti garantisce praticamente due punti sui due che ti servono per passare. È un po' come quando Fognini garantiva tre punti nel vecchio format. Cioè, avendo questo Sinner non è che hai molte possibilità di sbagliare. Diciamo che dove può scegliere Volandri, per ora Volandri anche lo scorso anno, non so se vi ricordate, insomma, Cobolli vinse una partita con Popirin al Cardiopalma. Era una partita, anche quella della finale, quasi più persa che vinta. Sul secondo singolarista prende Volandri prende delle cantonate clamorose. Oggi, ripeto, fai giocare Musetti per risparmiare Berrettini per il doppio, ok, scelta che ci sta, però non ci sta a quel punto la scelta di portare Sonego Vavassori. Tra l'altro Vavassori, credo, non lo so, per giocare in Davis non so cosa deve fare, visto che quando era doppista e c'era Bolelli Fognini non veniva portato. Adesso che ha fatto le finals comunque non gioca, non riesco veramente a capire. I rumori che sentite sono la mia gatta che ha preso la casa per un galoppatoio e sta galoppando allegramente per camera mia e corridoio. Quindi, dicevo, non so cosa deve fare Vavassori per giocare una partita in Coppa Davis. Pensava di farcela arrivando alle finals, ma a quanto sembra non è sufficiente. È chiaro che è ovvio che ora ridendo e scherzando, ma è ovvio che in una competizione a squadre un singolarista molto forte, e Sinner in questo momento è un singolarista molto forte, è preferibile a qualsiasi coppia di doppio. Il circuito di doppio intanto gioca con altre regole e poi gioca con altri giocatori, quindi è evidente che una coppia che arriva alle finals di doppio è sicuramente meno forte di due singolaristi ben affiatati, che magari anche non fanno le finals, ma che giocano insieme, che giocano il singolare. Nel singolare giocano tennisti indubbiamente più forti di doppisti, quindi la scelta ci sta, però a quel punto, sapendo questo, è inutile portare la coppia principe alle finals, cioè la porti per scenografia, perché poi sai benissimo che fai giocare in doppio i tuoi due migliori singolaristi, perché, come diceva Rino Tommasi, due singolaristi, una coppia di due singolaristi forti è più forte della coppia che ha la stessa posizione in classifica nel doppio. Cioè, se prendi, vi faccio un esempio, la Svizzera con Federer e Wawrinka aveva un doppio più forte di tutti gli specialisti. Doppio più forte non vuol dire che poi vinci sicuro, ma di tutti gli specialisti che si sono presentati. Hanno perso da Bolelli Fognini, che all'epoca erano comunque due giocatori, Bolelli magari un pochino meno forte, ma Fognini era un buon giocatore di singolare.
e quindi lì poteva esserci due buoni singolaristi che giocano anche il doppio, ovviamente battono due ottimi singolaristi che il doppio non lo giocano. Ma per quanto riguarda le coppie di doppio, la classifica di doppio è una classifica che se nella classifica di doppio giocassero coppie formate da singolari sarebbe completamente diversa, mentre la classifica di singolari, se i doppisti si mettessero a fare i singolaristi, non cambierebbe di una virgola. E non so se ho reso bene il concetto, cioè le coppie più forti di doppio, se messe in una classifica di singolare, non cambiano la classifica di singolare, cioè nessuna dei giocatori che gioca il doppio arriverebbe in top 10. Una coppia fatta da due top 10 del singolare probabilmente entra nelle prime 8 coppie del doppio. Ecco, io questo volevo dire e questo mi sembra giusto dirlo. Detto questo, siamo in semifinale, troviamo l'Australia, partita da vincere 2-0, perché se si va al doppio con l'Australia si rischia più di quanto abbiamo rischiato contro l'Argentina. L'altra semifinale di Davis è Germania contro, ora non mi ricordo chi ha battuto la Spagna. Canada mi sembra, non mi vorrei sbagliare, no, Olanda, Germania-Olanda è l'Olanda ha battuto gli spagnoli, quindi è Germania-Olanda l'altra semifinale di Davis con i tedeschi favoriti, ma attenzione anche qua, la mancanza di Zverev apre degli scenari che possono portare al doppio e a quel punto nel doppio l'Olanda potrebbe tranquillamente dire la sua. Io vi lascio, vi saluto, vi auguro una buona nottata perché questo video uscirà più o meno intorno a mezzanotte, anche se l'ho registrato subito dopo, ma tra l'adattamento e tutto uscirà sicuramente intorno a mezzanotte, quindi buonanotte per chi vede il video in nottata, buon venerdì per chi vede il video nella mattinata prossima. Ciao a tutti e ci vediamo sabato per commentare la semifinale dell'Italia e di conseguenza anche la finale. Ciao e alla prossima.